Ed eccoci qua, cari amici, niente, un flash veloce, insomma, Filippo ha fretta. Dobbiamo andare a fare le foto ai camion in uscita. Un attimo, Filippo, un attimo. Che dopo gli appassionati di vecchi trattori qua mi dicono: come mai non filmi più trattori? Insomma, ragazzi, guardate qua, cari amici, vi faccio vedere questo trattore, presumo un Ford. E niente, qua si trova nel deposito di Renzo, e niente, il mar vi mette da parte anche questo trattore che, insomma, ha il suo fascino. Poi, appunto, posizionato qua in mezzo a tubazioni varie, ancora di più. Guardate qua, cari amici, vecchio Ford qua, probabilmente viene anche utilizzato per sgombero neve, dato che c'è anche la lama, insomma, eccolo qua, cari amici, vecchio Ford qua. Il mar vi lo mette così da parte molto velocemente, proprio per gli appassionati qua di vecchi trattori. Eccolo qua, insomma, caro Filippo, il Marvin fra poco arriva, stiamo un po' tranquilli che non ci scappa niente, però giustamente bisognava mettere da parte anche questa traccia di trattore, insomma, che la gente dice: ma Marvin, fai le foto e i filmati ai trattori? Certo che le faccio quando ho l'occasione. Insomma, il Marvin, come sapete, non trascura nulla, vuole portare a casa tutto, insomma, mettere da parte qualsiasi cosa per i ricordi. Oggi c'è, domani non si sa, ragazzi, eh? Insomma, è il motivo del Marvin questo, eh? Oggi c'è, domani boh. Dunque, niente, qua, cari amici, abbiamo messo da parte questa traccia di trattore, e niente, adesso il Marvin va verso il raduno di camion storici. Ragazzi, qua il Marvin vi saluta dalle zone di Renzo, Luciana. Ciao a tutti, viva i trattori!